La pecorella pasquale. In quella domenica delle palme, Piazza Calsa odorava di pesce. Larghe bancarelle esponevano la neonata di sardella, mentre un sole cocente ne essiccava gli impalpabili occhi. I pescivendoli si affannavano a spruzzare acqua per ammorbidire i teneri pesciolini, infastidendo sfacciati mosconi che succhiavano gli umori di quel pesce che formava una morbida poltiglia da cui i palermitani sanno preparare succulente pietanze. Il davanzale di Santa Teresa della Calsa era incorniciato da trecce di palme e rami di ulivo. Quella mattina Riccardo faceva mostra della fiammante Kawasaki, convinto di suscitare invidia ai coetanei del suo quartiere. Il giovane era appena tornato da Caserta, dove aveva svolto il servizio di leva. Il motore della grossa moto ruggiva mentre il giovane si muoveva in spericolati guizzi tra ceste di frutta e cassette di pane. Dal balcone la madre osservava il figlio, fiera della prestanza fisica e del coraggio del giovane. Sembrava volesse ancora una volta raccomandargli di essere prudente, mentre a cavallo del blocco metallico Riccardo si allontanava dalle mura domestiche. Lo vide partire in compagnia di un giovane che si teneva stretto ai fianchi di Riccardo a bordo della moto. Da quel momento la madre non vide più il proprio figlio. Riccardo non era l'unico giovane scomparso in quel quartiere, ma la donna era convinta che il figlio avesse avuto un incidente. In compagnia della disperazione, scese nella piazza, andando incontro a Calogero, che nel rione conosceva tutti e sapeva di tutto. Quando Calogero si strinse nelle spalle, mostrando di ignorare la sorte di Riccardo, la donna si portò la mano destra in bocca, mordendosela a sangue per bloccare l'urlo che voleva uscire dalla gola. Aveva capito che anch'essa avrebbe aumentato il numero di quelle madri alle quali i malacarne, uccidendone i figli, strappano l'utero. Peregrinò a lungo, perlustrando gli scogli del vicino mare, con un desiderio irresistibile di raggiungere i flutti. Mentre immobile guardava le onde in cui vedeva riflessa l'immagine di Riccardo, fu afferrata per un braccio dal figlio Giovanni, che la condusse a casa. Donna Pierina, e questo è il nome di una delle mille addolorate di Palermo, aveva perso il marito, contrabbandiere di sigarette, ucciso ancora giovane da altri malacarne. Da quel giorno la donna non aveva smesso il lutto e, non avendo altro nero da aggiungere al suo abbigliamento, dopo aver tagliato due lunghe ciocche di capelli, si coprì il capo con un fazzoletto nero. Trascorreva le giornate dinanzi la foto del figlio Riccardo, ritratto negli abiti militari. La donna, a cui la lingua si era essiccata, temeva di perdere anche l'ultimo figlio, Giovanni, il quale aveva deciso di vendicare l'uccisione del fratello. La madre non osava ostacolare i programmi di Giovanni, poiché sapeva che certi riti vanno comunque rispettati. Aveva sempre sostenuto, parlando con le comari, che nulla si può contro il fato. La vita del quartiere trascorreva uguale, come tutti i giorni, e gli amici di Riccardo non andarono più a bussare alla sua porta. I preparativi per la Pasqua procedevano con gli stessi rituali. Le comari avevano esposto nei balconi tappeti arabi dai colori sgargianti. Gli uomini avevano permutato vecchie auto con altre più nuove. I bambini facevano passerelle su costose biciclette, calzando scarpette Timberland. Le pasticcerie traboccavano di cannoli e languide pecorelle di pasta reale. Le cassate erano state commissionate con molto anticipo. In casa di donna Pierina la Pasqua era giunta con una settimana di anticipo, perché all'addolorata il figlio le era stato crocifisso. Ma in donna Pierina non c'era né la speranza né la certezza avuta da Maria nella resurrezione del figlio. La sua passione avrebbe avuto fine con la fine della sua vita. La mattina di Pasqua le campane suonavano a festa per il Cristo risorto. Quel suono era un rintocco di morte nel cuore della donna. Tutti si davano un gran da fare per il pranzo del giorno di festa, ma in casa di Riccardo, la madre e il figlio Giovanni mangiavano pane, olio e sale,
per dolce, tanto fiele. Nella piazza si elevava il canto di merola, proveniente da una cassetta inserita nel mangianastri di una di quelle bancarelle ambulanti che rendono più assordante una città che vive nel rumore. L'afa dello scirocco aveva costretto donna Pierina a schiudere la finestra sino a quel momento serrata. Un grosso moscone, anch'esso satollo del pranzo pasquale, penetrò nella stanza di Riccardo, posandosi sulla foto del giovane. Donna Pierina con un fazzoletto cacciò quell'insetto inopportuno, esprimendo ancora un segno di protezione verso il figlio. In quell'istante bussarono alla porta. La donna trasalì, rimanendo immobile. Giovanni aprì e vide due braccia muscolose sorreggere un grosso involucro. «Lo mandano gli amici», esclamò lo sconosciuto porgendolo a Giovanni. Giovanni depose il pacco sul tavolo e con inquietudine iniziò a disfare la carta che lo avvolgeva. Comparve una pecora di pasta reale. Le dimensioni erano quelle di un agnello che appena nato si regge a fatica sulle zampe. Statuaria si stagliava in quella stanza con luce malefica. Madre e figlio si guardarono in silenzio mentre Giovanni si sforzava di interpretare il significato di quell'omaggio e di individuare gli amici che lo avevano mandato. Il giovane, che in altre occasioni aveva saputo trovare la chiave di difficili soluzioni, uscì di casa, vagando per la città, con l'amara consapevolezza che nessuno gli avrebbe teso una mano. Donna Pierina era rimasta in compagnia del proprio dolore e della pecorella che la fissava con occhi umani. Avvertiva la presenza di qualcuno che l'amava, attribuendo alla propria disperazione l'esigenza di conforto ritrovata in quell'agnello, simbolo della liturgia pasquale, che esprime il sacrificio di una creatura immolata a ricordo di Cristo. La donna fissava la pecorella pensando che anche Riccardo era stato sacrificato e nella sua allucinazione sentiva i lamenti del figlio uscire dalla gola della pecora. Avendo intuito che quell'omaggio nascondeva il messaggio tragico, ebbe l'impulso di liberarsene, gettandolo dalla finestra. Poi, raffigurando nell'agnello colui che aveva deciso la soppressione del figlio, prese un coltello per conficcarlo nel cuore della bestia. Aveva sollevato il braccio quando i suoi occhi furono fissati da quelli umidi e rossi della pecora. Le membra di donna Pierina si afflosciarono. In quegli occhi la donna riconobbe quelli del figlio. Un urlo prolungato uscì dalla sua gola. Come levatrice che partecipa ad un difficile parto gemellare, donna Pierina, da quella scultura zuccherina, cavò gli occhi del figlio, deponendoli in un cofanetto, insieme ai dentini di latte di Riccardo.